Novità, la prima novità è che ho messo una prima versione di fase 2 nella directory per fare sperimentazioni, che si riferisce alle specifiche di Amicaia così come sono. Sono perplesso un po' sulla divisione create bravo create son, però lungo il cammino vediamo come fare. Comunque per ora c'è figure test punto c query anche quella specifica di Amicaia, quindi se adesso cominciate a implementare Amicaia coerente alle specifiche, che però invece di usare la fase 1 di Amicaia usa la versione di Amicaia 11, ok, state già facendo il 99% del lavoro. Poi vediamo se lungo il cammino cambiamo qualcosa. Avete visto i risultati del compito? Sì, sono rimasto abbastanza stupito dei risultati. Speravo che mi hanno risultati molto migliori di questo. Non so se discutere oggi o discutere, perché temo che oggi ci siano molte persone assenti per compere. Potrei, come mai non fa, vi potrei raccontare un po' di errori. Ecco, l'errore più comune, e nonostante mi sia sgolato, vi ho detto migliaia di volte non ce l'ho fatta a quanto pare, è sulla dimostrazione dell'algoritmo stack. Sulla dimostrazione dell'algoritmo stack, non so, una grande parte di persone, un numero non banale di persone, ha preso l'esempio della riga sopra, o quello che cui coincideva con file, o quello di cui coincideva con green, e mi ha aggiunto un frame. E ho detto, guarda, non fa page fault in più aggiungendo un frame. E quindi aspetta. Ora, l'errore più comune
e non cambia nulla se dite anche è vero, potete dimostrare che non soffro della anomalia di Bell, ma anche se non soffro della anomalia di Bell lo dovete mostrare, però gli stessi riferimenti, per soffrire delle anomalie di Bell vuol dire che c'è almeno una stringa che crea uguale, non che tutte le stringhe creano uguale, ok? E quindi anche se una volta nella vita l'algoritmo si comporta come FIFO, non è detto che abbia le stesse proprietà di FIFO, perché si è comportato come FIFO una volta, non sempre. Uno deve, alcuni esempi, hai visto, in quel caso si comporta come FIFO, quindi FIFO non è stack, questo non è stack, neanche questo è vero, cioè non è che anche lì il 6 una volta si è comportato con il numero dell'altro insieme, è una volta, cioè, quindi se dovete fare delle dimostrazioni del per ogni avete alcune armi a disposizione, quelle principali mi pare che siano tre. Una è la dimostrazione, siccome è una, voi sapete la potenza dell'infinito, le stringhe sono tante, le stringhe dei riferimenti, ma sono un infinito della potenza del continuo, ok? Quindi potete in qualche modo enumerarle, ok? O potete enumerarle per classi di lunghezza, per classi di ampiezza, e allora potete procedere per deduzione. Quindi dite, nel caso classe la proprietà vale, dato vero per la classe che ha la proprietà che sta nella categoria ennesima, dato per vero con ipotesi, dimostriamo che è vero nella classe n più ennesima, allora sono tranquillo. Questo è uno, se no vedete la deduzione all'assurdo. La riduzione all'assurdo significa prendete le ipotesi, aggiungete la tesi negata, quindi fate finta di vivere in scusate, aggiungete la tesi, fate finta di vivere in un mondo dove c'è anche quello che volete dimostrare, e arrivate a dimostrare che non siete pieni. Questo però vi dà la proprietà opposta. Se volete dimostrare positivamente dovete negare la tesi. Oppure l'altro, il terzo metodo è quello del ridursi a passo passo a un caso che avete dimostrato. O proprietà, o però fatelo bene, potete dire in un caso con qualche file qui in un aspetto, oppure dire dire abbiamo visto che non so veramente in un caso, altra cosa importante, questo è stato un caso ma mi ha incuriosito, la nomea di Bellary vuole il maggiore stretto, cioè minore stretto, cioè vuole che ci sia con un freno in più un peso in meno. Se fa lo stesso, una persona ha scritto, fa lo stesso numero di page fault, quindi sotto della nomea di Bellary, lo stesso numero è normale, non succede nulla, non fa nulla di male, ok? Devo notificare un altro errore abbastanza comune, il resto della divisione per 9 di un numero, il massimo era 30, il massimo numero che ne giochi in aula era il numero 30, ebbene 5 persone su 50 che hanno consegnato hanno sbagliato a fare il resto della divisione per 9, non so se ad arte perché poteva rispondere all'altra domanda, ma quella che era stata assegnata o meno,
comunque non ho assegnato la risposta. Poi questo c'è ad esempio, ah, e l'altro, diciamo, l'altra categoria di errori è sul concetto di mount, e quindi quello va rivisto perché mi pare che siano forti perplessità. Che, come vi ho detto più volte, è ambigua. Noi parliamo di file system in più modi diversi. Comunque, quando si parla di struttura del file system, c'è una sola modo, quello di funzione che mappa l'astrazione di file directory, quindi la visione esterna, nella visione nella visione fisica, o meglio, nella visione che viene data dalla memoria secondaria, quindi di array di blocchi. È vero che i sistemi Unix vi fanno vedere un unico albero, ma i file system rimangono separati. Cioè, quando mettete la chiavetta, non è che inserite la chiavetta e tutto viene copiato. Ci metterebbe dei tempi non banali. L'unica cosa che viene fatto è lei non te lo dice, ma non cambia nulla nella struttura. Quindi quando andate, se avete un file system S2 che ne monta in un faccio, voi avete su disco gli inode e le aree dati, e avete la directory radice, zero directory che radice, e qua avete l'ostra directory 1 directory punto 0 punto punto 0. Poi avete MMT 2 directory, punto, ok? Punto 2, punto 0, questo è dati, anzi, per non far casino, diciamo, 15, 16, 17, questa è la dei dati 15, 16, 17. In modo che non siano precedenti, sono i primi indiretti. A questo punto, se voi montate qui un file system su chiavetta, questo file system non viene toccato, rimane così su disco, e dall'altra parte avete un nuovo record 0, 1, 2, cioè punto 0, punto punto 0, scusate, qua c'è directory 42, data 42. Uso delle parentesi quadre. Se volete usare le parentesi quadre come se fossero degli array, comunque quello che mettete tra parentesi quadre è l'indice di qualcosa. Non mettetemi, come qualcuno ha fatto, fra parentesi quadre i dati. Dite, di che cosa ci sta in quella celletta? Ci sta aperto parentesi quadra, 42, no? Le parentesi quadra saranno per indicare l'indice. Dite, di 42 c'è punto, 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 ciao, qui c'è file, 43, 43 c'è scritto ciao, ok? Sono due cose separate. Semplicemente, tenete
vita su quello, in maniera che quando fa la navigazione, quando arriva navigato dal sistema principale, ad entrare questo, dice ma questo, ma no, questo vai a quello. Ok. Ma arrivato da separate. Tra l'altro anche qua un po' di fantasioso, qualcuno diceva che proprio una descrizione di qualcuno che ha detto che il numero dei link veniva aggiornato, tutti i link veniva aggiornato al momento della map. Quando uno faceva map passava il sistema ad aggiornare tutto il numero di link per rinumerare. Quando fate un mount non è fatta nessuna operazione su tutto il file system. Le operazioni che devono navigare all'interno del file system sono operazioni che hanno la durata del file system check. Ora, per fare mount a mount, se dovessimo aspettare i tempi di un file system check, sarebbe disponibile, sarebbe. Ve ne immaginate, accettate la crema, copiate due file, poi smontate e andate per vedere perfetto. Ovviamente nessuno dovrebbe un sistema del genere, quindi proprio per quello si fa in modo che le strutture vengano viste, pulite, ma rimangano separate, in modo che nel momento in cui si smonta al massimo ci vuole il tempo per svuotare le cache, perché le cache vanno svuotate, poi basta, poi tutto a posto, potete smontare. Ok? Avete altre domande? Potrei anche farvi rivedere quelli che ci sono, perché semmai li porto anche un altro giorno, ormai tanto abbiamo parlato di questo, ma chissà se l'ho preso, volevo farvi vedere che fatica mi avete fatto fare, no, non ce l'ho. Avevo un foglietto qui, era un foglio scritorio, dove mi sono rifatti tutti i vostri schemi di memoria. E siccome non volevo scippare un foglio per ogni schema, quando finivo una riga lo ripiegavo, quindi era anche teoricamente molto carino, era un foglio tutto interamente tappezzato di numeri. Su quegli esempi di memoria ce ne sono alcuni che veramente sembrano frutto di un algoritmo complicato, nel senso ho provato e provato finché non mi è venuto, di solito quello veniva, non è? Si vedono queste pagine 1, 2, 3, 45, 54, 12 e poi ripeto, e così via. O mi scrivete come generare la pagina successiva o mi date la stringa che si ripete. Una stringa che non ha regolarità non è una stringa infinita solo aggiungendo tre puntini in fondo, perché se anche finiva ma non so come continuare, voi non avete risolto l'esercizio, voi ho proprio scritto è così, viene da dire è così, viene, no? Suona. Se volete dimostrare qualcosa nei primi due della memoria, volete dimostrare che si comporta allo stesso modo, evitate casi di indeterminazione. Una volta che avete caricato le tre pagine in memoria, non ve l'ha mica ordinato il dottore che la quarta debba essere diversa. È ovvio che se voi vi mettete qua 4, immediatamente entrate in una situazione indeterminata, perché sia maxref che minref si trovano a operare con lo stesso numero di riferimenti, sia per la pagina 1, per la pagina 2, per la pagina 3. Potrete vedere dei numeri in basso quando ho corretto, perché quando ho rifatto i conti li contavo i riferimenti e guardavo se avevate fatto i conti bene.
quindi se vedete dei numerelli piccoli in basso non sottolineati, vuol dire semplicemente che dovevo rifare i conti per vedere se avevate fatto bene. Ma a questo punto, se volevate minrep che facesse, volete che sbatta via la 1, la 2, la 3, vogliamo che sbatta via la 1, ok? Minrep basta solo mettere 2, 3, oppure nel 5, 2, 3, e quindi vi ritrovate 2, 3 riferiti due volte, 1 riferito una volta sola, e l'algoritmo non ha casi di ambiguità, ok? E quindi ci sono stati tanti casi di indeterminati, e quindi non era dimostrato che in realtà l'algoritmo non si comportava come... Ah, altra cosa! Non è che nel sistema esistano infinite pagine, sono finiti frame e finite pagine. Quindi le risposte del tipo... Prendo, che ne so, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 e così via, cioè mi metto sempre pagine nuove, non è una soluzione, perché, come dire, questa funzione è la stega di riferimento su infiniti processi in memoria. Poi ci sono alcune cose molto carine, per esempio cos'è un memory manager, salta fuori che il memory manager è, ci mettete dentro tutto, è un insieme di hardware e software. Memory manager non è hardware, memory management unit è hardware, e non c'è software, neanche firmware sul memory management unit, perché deve lavorare prima di macchina. Il memory manager è software, non c'è nulla di hardware. Memory manager è solo software. Nonostante abbia detto mille volte state attenti, ci sono un sacco di capability. Quando parliamo di capability in riferimento alle access control list, sono quelle chiavi di accesso alle risorse che si danno all'app client, invece le capability POSIX sono un'altra cosa. Ci sono cadute e in alcuni hanno parlato di cambiamenti POSIX nella domanda e non c'è fare nulla. Poi cosa c'è? Faccio l'esempio. Ah, in tanti mi hanno fatto la descrizione dei comandi e mi hanno fatto il disegno dell'alberello, ma quello è un... non sarebbe neanche un esercizio del corso del sistema operativo, e chi lo scrive deve pensare, ma mi fa fare una cosa del genere, quello lo si fa nella scuola media superiore, una cosa del genere, cioè posto una cartella, fai un link, come finisce? No, io volevo le scritture. Le strutture dati dei file system, che non sono quelle visibili del schermamento. Se in prima pagina vedete delle croci su degli esercizi, vuol dire che quell'esercizio non l'ho trovato, e quindi controllate che corrisponda a vero, che gli esercizi che sono parlati sul testo siano quelli che voi effettivamente non avete svolto. Ecco, qui c'è qualsiasi risposta, un modello super enalotto, lì ce n'era una, è un algoritmo stack, punto. Non è un algoritmo stack, punto, è come non metterla, cioè evitate anche di perdere la pena per scriverlo, perché ovviamente i nostri bambini non vengono così presto. Qui c'è chi è riuscito a sbagliare l'esercizio 0 perché non ha messo il nome su tutti i fogli, chi non ha messo la
questo è il calcolo di tutti. Poi persone hanno arriva subito da lei. Sarete un link, c'era MMT, MMT, MMT era. Se volevate proprio fare il grafico, era questo, cioè ciao, è un file unico che ha due nomi. Sia in tier sia in qualsiasi rappresentazione del tipo per un link add, tipo qui c'è il file e qua c'è il link fatto così, ovviamente è sbagliata, perché il link non è questo, il link add. Questo va bene nell'altro caso, in tempo che c'è il link simbolico. Prego. Ah, io dovrei fare delle domande sul compito. Cosa? Dovrei fare delle domande sul compito, su delle correzioni. Generale o personale? Personale, dopo non so. Non so. Cioè, più che altro, ad esempio qua che mi ha scritto LK Activity, ma mi sembra di avergli dato un esempio. Qua, quando ho scritto un esempio di capability, dopo non so se fosse stato su Twitter. Ok, ma perché non l'ha definita. Cioè, l'avevo definita sopra, almeno mi sembra. Perché ho fatto il confronto tra search control list e capability. Dov'è? Capability? Sono due strumenti per effettuare il controllo. Sono due strumenti, ok. Io e lei siamo due persone. Poi deve dire chi sono io, chi è lei. Tuttavia, mentre con le ACL per ogni oggetto si specificano quali utenti o gruppi vi possono accedere. Nel secondo caso si vuole. E quindi mi sembrava di concedere il diritto a ciascun utente. Non è chiaro, adesso lo riguardo, però non è chiaro, cioè dire che le capability sono quelle che concedono il diritto a ciascun utente non è dare, non mi pare una definizione ben posta. La definizione deve essere che cos'è? Sono chiavi di accesso che vengono date, memorizzate normalmente nella memoria del cliente e quindi non sono associate non all'oggetto ma al soggetto, al sì, al richiedente. Quella è la grande differenza dei capability, che invece di esserci nel file system, cioè attaccato alla risorsa da proteggere, la lista di chi può fare cosa, viceversa, l'informazione di chi può fare cosa viene delegata, viene posta altrove. È spesso delegata, normalmente delegata, a soggetto che deve fare l'azione. Poi avrei un'altra domanda. Qua lei mi ha scritto che ho capito cosa volesse intendere, sono due file system, non uno solo, e questo perché avevo fatto i due segmenti di dati, avevo scritto informazione, qua ci sta l'informazione della chiavetta e qua c'è l'informazione. Sì. Però io credevo che fossero due file system diversi in quanto ho dato una numerazione differente all'interno della chiavetta. Siccome comunque, ma non è. I dati di là non devono stare di qua, cioè i dati di là, gli anode della chiavetta e quelli del disco su cui è montata sono completamente separate, anzi normalmente hanno la stessa numerazione, però sono separate. Infatti quando voi andate a identificare, guardate le informazioni che vi dà il system call start. La sistema con start è vero che vi dà il numero dell'inode, però vi dà anche un'informazione di device, cioè questo è l'inode tabellari di questo device. Ok, è lì. Ok. Allora, guardate pure con calma. Per cioè, anch'io avrei delle domande, però non so se si possono fare oggi o si possono fare.
Da come ho capito, quando lei mette la V vuol dire che l'esercizio... V vuol dire va bene, ok. Ok. Sì, volevo chiedere. V meno... Lei mi ha scritto che 4 ha dei riferimenti di troppo. Non me lo ricordo. 4 ha riferimenti di troppo. Che non ho capito... No, ma comunque va bene, cioè perché io ho fatto l'algoritmo in modo che il nuovo, che cos'è nuova, con min, quindi non gliene importa, no, perché con max ref, max ref, ma confrontato con min, questo sì, max ref confrontato con min, ma andava bene anche per file, perché... sì, cioè è più, io che l'ha detto molto, questo comunque va bene, cioè è corretto, ho gradito molto quelli che hanno creato le sequenze garantendo che i riferimenti per ogni pagina fossero gli stessi, cioè se io usavo tre pagine mi hanno creato delle sequenze che si ripetevano in maniera tale che il numero di riferimenti alla pagina 1, alla pagina 2, alla pagina 3, alla pagina 4 fossero o 4 per tutti o 5 per tutti o 3 per tutti. Facendo così, se alla fine mi tornava la stessa sequenza di pagine che avevo all'inizio e il numero di riferimenti nella sequenza era lo stesso, ero certo che la situazione in fondo era uguale alla situazione all'inizio, perché a quel punto ripartire da lì con min ref o max ref aveva aumentato tutti i riferimenti alle pagine di uguale numero di riferimenti, ok? Allora questo anche chi fa la dimostrazione è tranquillo, perché dice io magari questa situazione ha funzionato per un ciclo, guarda, in un ciclo ho fatto lo stesso numero di riferimenti a tutte le pagine, quindi se in fondo arrivo con la stessa sequenza che avevo all'inizio la situazione si ripeterà per forza, perché quando vado a sommarne uno ne sommo uno nella situazione in cui ero prima, ok? C'è anche una cosa che volevo chiedere. Come, non cioè, chiaro. Volevo, siccome mi ha scritto alla fine che non era concetto espressi, non ho capito se manca qualcosa o non è chiaro quello concetti che. Concetti formulati in modo impreciso. Sì, cioè finché mi dice che il processo della singola istanza esecutiva di un programma manca tutta la parte in cui dice che il processo è il titolare di accesso alla risorsa, mentre le sequenze di avanzamento sono imputate ai thread, sono i thread che hanno, perché così sembra un gioco insiemistico, singola istanza esecutiva di un programma e invece thread singola istanza esecutiva di un processo, che è come dentro il processo dentro il sistema ci stanno i processi, dentro i processi ci stanno i thread, ma cos'è che veramente le caratteristica? In ogni processo può creare diversi thread al fine di ottenere un risultato, vabbè, ma non mi dice che i passi esecutivi, le sequenze esecutive sono una per tre. Lo dico sotto, successivamente con lo step separato, la condivisione di codice, dati e risorse di input output che sono debitate al processo. Dov'è che mi fa capire che c'è un program counter associato a ogni thread? Dico semplicemente che c'è uno step per ogni thread. Ma dire che è uno stack, allora, avere e essere sono due cose separate. Se io e lei abbiamo un euro a testa, questo non vuol dire che siamo persone separate. Posso averne due io, uno nella tasca e uno nell'altra. Cioè, avere delle zone di memoria non significa un processo solo, averne tre di stack. Ora mi vado a usare quello, anche un thread solo. Ora mi vado a usare quell'altro, ora mi vado a usare quell'altro. Non è che uno dice ho gli stack separati significa che le storie esecutive sono separate, no? Non è quello, cioè quello che manca è dire che cos'è che caratteristica di thread.
il fatto che il thread ha la sua storia esecutiva sequenziale. Alla fine la sequenzialità l'ha trovata all'interno del thread. Il processo non è più sequenziale perché è concorrente, ma il thread è l'unità atomica sequenziale. Ha mille modi per dire, però in qualche modo deve saltare fuori per definire il thread. Ok? Ancora altre cose? Se posso, sempre io. Prego. Lei mi aveva detto che mi avrebbe tolto dei punti perché ho usato due fogli, volevo sapere quanti. Solo un e mezzo, direi. Ok, erano due punti. Insomma, è lo zoccolo duro. È l'esercizio meno uno e l'esercizio zero, che si spera che tutti facciano correttamente, che dà la base di 4 trentesimi. 2 trentesimi per l'esercizio meno uno e 2 trentesimi per l'esercizio zero. A questo punto, se uno ha preso gravemente insufficiente, vuol dire che non è neanche riuscito a prendere 6 punti ulteriori per arrivare a 10. Considerate che un esercizio corretto da 10 punti, alla fine il totale del compito perfetto sarebbe 34. E infatti se uno supera il 30, a quel punto viene data la lode, perché i numeri sopra 30 servono a quello. Okay. E quindi questo pone anche l'idea che l'imprecisione, il V-meno, perché uno ha detto una cosa in fretta, non preclude il massimo dei voti. Ok? Però gli esercizi bisogna saperli fare. Ancora? Allora. Ho parlato durante queste con Rumini, che non stava studiando in Italia, e aveva un impegno per il pomeriggio, però per il pomeriggio voi avete ancora il corso di Vitale. Adesso chiedo a Vitale se possiamo fare uno scambio qualcosa, perché comunque i tentativi del conto stanno andando avanti per portarvi problemi. Allora, stiamo parlando dei sistemi Windows, e siamo arrivati a vedere le eccezioni. Se arrivano le eccezioni, che cosa succede? Ma quello che succede è più o meno tutti i sistemi operativi. Se hai un'eccezione mentre il sistema è in kernel mode, significa che quell'eccezione, una trap, l'ha generato il kernel. E quindi sono nei guai, perché se il kernel si genera un'eccezione, lui che dovrebbe gestirla, a meno che non sia un page fault in un'area degli utenti, è un guaio. E quindi un po' fa quello che fanno tutti i sistemi. In nei sistemi Unix si chiama panic, nei sistemi Windows tradizionalmente hanno deciso di mettere uno step in blu per mostrare la condizione dell'errore, e da allora è stato chiamato The Blue Screen of Death, lo schermo blu della morte. In user mode c'è una sequenza, prima si cerca un debugger, perché può darsi che questo trap sia generato da breakpoint inseriti ad alto dall'utente perché sta facendo debugger, oppure comunque questa eccezione va segnalata al debugger perché magari lo vuole manifestare all'utente. Poi si cerca un handler specifico, un po' come fate voi con l'SSI all'interno della fase 2 del progetto, oppure
si manda come messaggio al sottosistema specifico. Abbiamo visto, ci sono i sottosistemi e magari vogliono implementare in maniera particolare. Per esempio, il sottosistema POSIX, se riceve una frequente modalità utente, lo fa tipicamente il POSIX quando vuole manifestare un evento asincrono al processo, manda segnale, e quindi il sottosistema, per essere coerente con il funzionamento del POSIX, manda, crea, virtualizza un segnale al processo. Oppure, se nulla delle precedenti situazioni sono possibili, si termina il processo. Ci sono un certo numero di inter da quelli all'alto, quelli che in alto e quello in basso. Notate che ci sono come interrupt anche le deferred, questo call, che vi ricordo sono quel meccanismo per fare delle operazioni appena c'è tempo, cioè il processo. Si scrive una nota di cosa da fare appena c'è tempo e come fa? Prende le strutture dati e poi si manda un'eccezione. Quindi quando è mascherata questa eccezione, quell'operazione non verrà fatta. Quando viene innalzato il livello delle interruzioni possibili, se non ce ne sono di più utenti, viene fatta quell'azione. C'è il livello, e quindi tutti quelli di livello minore quale sono mascherati gli altri attivi. Non c'è nulla di nuovo nel dire che nei sistemi multiprocessori si usano lock in memoria. Cosa significa? Usa gli SD lock come fanno tutti quelli che devono fare sistemi operativi multiprocessore. Tutte le volte però che un processore tenta di acquisire un lock, il thread che sta possedendo il lock, ovviamente in esecuzione su un altro processore, assume lo stato di non interrompibilità. Perché? Perché per dare il massimo della performance deve liberare il lock nel meno tempo possibile. Queste sono le deferred procedure call. Pressione di un tasto, la routine dell'interrupt resiste il tasto premuto, invoca una deferred procedure call, e a quel punto quindi la gestione dell'interrupt ha un effetto immediato, ma l'elaborazione viene differente. Questo serve anche per un altro motivo, per dare l'impressione di veloce risposta anche su macchine lente. L'utente è molto attento alla prima risposta. Se un utente preme un tasto, fa un click e non succede assolutamente niente, l'utente va in panico. Invece, se uno fa un click, compare la tessera, poi la nuova arriva, tranquillo. Ok? Perché ha manifestato come, non so se siete mai andati in oriente, facendo come, qualsiasi cosa che fate, si inchinano. E quello la rende tranquillo, che non ha capito nulla, perché ha una lingua molto distante dall'inglese e spesso ha delle difficoltà. Però ringrazio. Così fa il sistema. Quando voi fate un click, arriva la pressiva. E poi si fa la deferred procedure call con calma, quando può, bella. Executive
è il componente che fornisce servizi. Se vi ricordate, assomiglia un po' al system task di Minix. Cucù. Pagina. È tutto oggetto, flash, process, file, directory, sono tutti oggetti. Gli oggetti vengono aperti e quindi quello che noi vediamo come astrazione normalmente in POSIX associata ai file, qui è associata anche all'oggetto. Quindi controllo di accesso all'oggetto, se esso file, rete o quello che volete, viene fatto al momento della open. Quindi in un certo senso questo concetto viene esteso. La open rimane oggetti temporanei, oggetti permanenti. Alcuni oggetti non esistono per un tempo limitato per fare i processi. L'open manager tiene sempre il numero dei riferimenti agli oggetti e quindi quando un oggetto temporaneo arriva a numero di riferimenti nullo fa garbage collection. Ecco, gli oggetti hanno un nome, dall'handle potete risalire al nome oppure dal nome potete trovare l'handle relativa se l'avete aperto. Hanno struttura generale. Ecco, se volete c'è un parallelismo fra i sistemi Unix e i sistemi Windows nel fatto di avere la necessità di dare un naming a tutte le cose, un naming gerarchico, ma se volete c'è la fondamentale diversità che si vede anche nella struttura, diciamo, nella mentalità, la differente mentalità e le differenti finalità dei sistemi operativi si riflettono anche nella struttura. Mentre Unix, la struttura di naming è il file system, quindi è esplicita, visibile, tutti la conoscono, perché si usa l'albero del file system per nominare tutto. In Windows c'è una struttura similare, gerarchica, che serve per nominare tutto, ma è invisibile all'utente. È questa struttura che non è quella del file system. Esistono gli oggetti link simbolico, esistono gli oggetti access control list. Memory manager, se avete 32 bit avete la possibilità di avere 2 giga, 2 giga, 3 giga, 1 giga, esattamente come hanno fatto gli altri sistemi operativi. Pagina da 4K, tra l'altro questo è un requisito tipico dei sistemi Intel e ormai per ora funziona solo su Intel, Windows. La locazione avviene in due fasi, viene fatta in reservation. Una differenza fondamentale tra i sistemi POSIX e i sistemi Windows è che dal punto di vista del kernel ogni processo accede liberamente alla memoria di tutti i processi che ha generato. Mentre in POSIX, quando uno fa fork, crea due ambienti di memoria separati. In Windows, il processo padre vede la memoria di tutti i processi figli. Questo serve, per esempio, al sottosistema POSIX, che è un processo,
per poter operare sulla memoria dei processi che vivono dentro tutto il sistema POSIX, che dal punto di vista della gerarchia non esiste gerarchia gestita da care. L'unica cosa è quando un processo leggero o un altro può vedere la memoria. Quindi la gerarchia dei POSIX che esiste nel sottosistema POSIX non è una gerarchia per il kernel di Windows. Windows vede di aver generato il sottosistema POSIX e il sottosistema POSIX ha generato separatamente tutti i processi che avevano il sottosistema POSIX. Di fatto i processi che pensano di essere in POSIX tra loro hanno memoria separata e la gerarchia vista da POSIX non c'entra niente, è un'astrazione gestita dal sottosistema, nient'altro. Le aree di paging sono file. Qua due processi possono accedere allo stesso oggetto in memoria. Se lo fanno nella maniera ordinaria, cioè chiedono di accedere allo stesso oggetto, la memoria viene imputata a tutti i processi, quindi se avete una quota di tot megabyte per processo e avete un oggetto di mezzo megabyte, non importa se lo condividete in 20, a ognuno verrà imputato mezzo megabyte, ok? E tra l'altro se non fate delle richieste speciali viene messo a indirizzi diversi in ogni oggetto, in ogni processo. Quindi di fatto se non chiedete la condivisione paste non potete scambiare dei puntatori, perché i puntatori non avranno più valore quando passate da un processo all'altro, essendo l'oggetto condiviso memorizzato in diretti diversi. Mentre invece per quanto riguarda il problema di condividere oggetti grandi, magari volete condividere un oggetto che è più ampio della quantità di risorse che avete a disposizione, per fare questo chiedete il section object. Di fatto condividete l'oggetto ma avete quello che si dice una finestra sull'oggetto, quindi ne vedete un pezzettino alla volta, vedete. Chiedete di accedere a un pezzo dell'oggetto, poi ci dovete una sorta come si fa con i file con le sync, andate a un altro punto dell'oggetto e andate a vedere un altro pezzo di oggetto. La struttura è fatta in questo modo: 1024 si chiamano page directory, 1024 page table, no, una page directory con 1024 page table, ognuna delle quali contiene 1024 page entry nelle macchine 32-bit. Un po' il concetto di segmento pagine, anche se non viene dato l'idea di segmento. E quindi l'indirizzo logico è fatto in questo modo: 10, 10, 12, 10 di indice della page directory, 10 indirizzo all'interno della page table, pagina all'interno della page table, e l'altro è offset. Gli elementi della page table entry ci sono 20 bit che sono più che la page address il frame di questa pagina, flag di protezione, flag di valid libera.
aspetto protezione sicuramente per quanto pare non usavo, però visto che solo adesso proteggono, è la grande novità, proteggono da seguire l'escrittura. Ecco, page file, perché uno può avere più aree, quello che chiameremmo aree del swap, il quale deve avere il swap start e valido. Ecco, questo è curioso, l'avranno brevettato, come fa, come fa nel sistema operativo a vedere di quante pagine ha bisogno? Un po', noi lo facciamo con working set, stringhe di riferimenti, e invece MT fa in questo modo, assegna le pagine a un processo, poi ogni tanto gliene ruba una. Il processo dopo un po' ne richiede un altro, vuol dire che gli servono quel numero di pagine, quel numero di frame in memoria. Se invece sta buono con un frame in meno, dopo un po' prova a rubargliene un altro, un po' come fanno le banche e quando andate a fare il conto corretto vi danno tutte le condizioni più belle del mondo, poi zitti zitti provano a togliere sta zitta, allora gli togli un'altra e così via. Esattamente, è lo stesso principio. Però è strano questo parallelismo di Microsoft con le banche. Process Manager crea processo thread. Vedete, quello che vi dicevo prima, non c'è gerarchia. Queste informazioni vengono trattate dai sottosistemi di ambiente. Local procedure call è client server su singola macchina, e per il message passing ha tre tipi diversi di message passing. Se avete piccoli messaggi, sì, vengono messi in coda. Se avete messaggi più grandi, come si fa? Ma questo lo fanno tutti i sistemi operativi. Per messaggi grandi si usa nella, si mette nella coda solo un riferimento, e invece di copiare i dati che la copia costa, si prendono delle intere pagine di memoria e se ne riassegna la proprietà al processo ricevente. Quindi il dato passa da un processo all'altro senza mai essere spostato in memoria. Pensate a un messaggio da un megabyte, cioè copiare un megabyte richiede tempo. Se invece il messaggio di un megabyte viene passato semplicemente spostando i riferimenti a 256 pagine, se sono 4k, 256 4k fa un mega, sì. Dovete solo spostare 256 qualcosa che ha le caratteristiche di 256 interi, e il messaggio da omega perché è passato dalla memoria dell'emittente alla memoria del destinatario. Poi ci sono le quick help state, ci sono su queste che sono l'accrocchio per parlare con i dispositivi grafici. Siccome la grafica è sempre stato collo di bottiglia, per parlare con i dispositivi grafici ci sono tre oggetti, addirittura un thread per ogni cliente, e questi thread hanno la preferenza delle regole, in modo che quando si mandano c'è sempre un thread pronto a recuperare il messaggio. Una sezione di memoria condivisa, così non stiamo a spostare i dati, e un altro oggetto che serve per la sincronizzazione, in modo che mando il messaggio, che ne so, traccio una linea. I dati della linea da tracciare li metti in memoria condivisa, il messaggio è corto, il thread dall'altra parte risponde subito, e c'è un oggetto fatto apposta che mi dice ho fatto per il ritorno. Tutto
per velocizzare l'accesso grafico, che vi ricordo è una parte che viola completamente la logica microkernel a cui dice di essere ispirato Windows NT Vista 7. IO Manager è responsabile della gestione dei driver, compresi quelli del file system per la rete. Vedremo i file system e ne vengono supportati pochi. Ha una cache centralizzata che serve per tutto, per i file, per so il memory manager conosce quanto spazio è utilizzato per la cache, ma la cache, la cosa importante, è unificata per tutti e utilizza un gigabyte nella parte alta dello spazio di indirizzamento per poter utilizzare, per poter dare accesso a questa cache comune a tutti i processi. Quindi qualsiasi cosa passa attraverso la cache. Subsystem. Ogni processo viene all'interno del sottosistema, l'unico sempre attivo è Win32. E sono prodotti mutuamente esclusivi, cioè se avete un processo che lavora nel sottosistema POSIX non può chiamare l'utente Win32. Vi ricordo che era stato fatto per essere più compatibile possibile, cioè per attirare, far migrare persone che precedentemente erano su altri sistemi operativi. Quindi c'è la virtual DOS machine che serve per poter eseguire quelli che erano i processi DOS e MS-DOS, e quando esisteva il sistema per macchine alfa era una vera macchina virtuale. All'inizio esisteva per macchine, esisteva per un'altra architettura, direi alta all'inizio. ARM non l'ha mai fatto, MIPS non l'ha mai fatto, PowerPC men che meno. E quindi vedete, eseguire o emulare, adesso forse quando lo metteranno su ARM torneranno a tirar fuori dal cassetto la macchina virtuale, che hanno detto che lo porteranno su ARM. Poi non so, perché spesso, anche dato il fatto che non si può vedere quello che c'è dentro, spesso la denominazione commerciale non coincide con quello che realmente sta dietro. Notate che sistemi operativi completamente diversi sono stati tutti commercializzati sotto il nome di Windows, Windows CE piuttosto che Windows 98 ME piuttosto che NT e gli altri. Sono tre classi di sistemi che, come direbbe un noto politico, non ci azzeccano nulla l'uno con l'altro, no? Sì. È un altro sistema operativo, CE, però lo chiamano nello stesso modo giusto per un motivo di branding, perché non avrebbe motivo di... serve per generare confusione nell'acquirente della licenza, non so, è sotto, quindi non c'è acquisto, pensando che sia la stessa cosa. Win16 è detto anche Windows on Windows e serve per far funzionare tutte le applicazioni che funzionavano su Windows 3.1.98 ME. Win16, vi dicevo,
siccome le applicazioni condividevano lo spazio di memoria, nel sottosistema condividono ancora lo spazio di memoria. L'effetto tipico è quello di avere le stesse punte. Quando si dice copiare bug by bug, cioè se una cosa è fedele riproduce anche i bug, riproduce anche i problemi, e infatti riproduce fedelmente anche i problemi. Cosa succede con una macchina Windows 16, Windows ME98, quelle lì? Se un programma si blocca, e si blocca l'intero sistema. Qui, se si blocca un programma che funziona in questo sottosistema, si blocca il sistema operativo, ma l'intero sottosistema si riproduce i bug, fa i bug, esattamente anche il malfunzionamento del sistema che sostituisce. D'altronde, però, andiamo un po' a passare un po' una volta, se non l'avesse prodotto, il programma non avrebbe funzionato. Perché molte si basano sulla condivisione di memoria per funzionare. Vediamo cosa è il prossimo. POSIX ha fatto due eseguibili al DLL, però molte funzionalità di Win32 risultano inaccessibili, tipo networking, grafica e altro, quindi non si fa tanto. Che sia una manovra politica, commerciale, e posteri l'altra sentenza, cioè quando c'è un sistema proprietario chiuso, chi la software house che commercializza le licenze ovviamente usa questo suo monopolio sul codice per decidere cosa debba entrare e cosa no, con cosa debba essere compatibile e con cosa no, fino a che punto deve essere compatibile. Consentire l'accesso a tutto voleva dire ibridare il sistema, voleva dire che uno prendeva anche applicazioni che funzionavano in altri ambienti e li portava semplicemente ricompilando. A quanto pare non voleva. No. Ok, io devo andare al consiglio, chiedo i rimanenti compiti.